spazio innanzi a me. Volerò di notte tra le stelle fino ad arrivare a te. Ho girato il mondo sconosciuto via da te, ho respirato aria di ogni tipo di città. Ora che è lontano so che tardi sentirò e rivivrò. Mare, sole, sento nel cuore sabbia, colore, vento, amore. Ogni volta che gli occhi sentirò solo qui con te, aprendo gli occhi io vedrò paradisi che soltanto questa terra mi darà. Dopo il lungo viaggio finalmente sono qua, lascio le mie scarpe sulla riva e vado giù. Sento le tue onde, dolci sui miei piedi, sento che sei tu. Mare, sole, sento nel cuore sabbia, amore, vento, amore. Ogni volta che aprendo gli occhi sentirò quelli che avete potuto anche ascoltare da Daniela, vi siete resi conto appunto che forse il clou della manifestazione non ce ne abbia Raffaele, ma sarà proprio la performance canora della brava e bella Daniela. Beh, proprio naturalmente anche per dare spazio a lei, quindi oltre alla recitazione delle poesie da parte di Raffaele, ci sarà appunto, lo so, sarà dato un ampio spazio anche alle canzoni appunto di Daniela. Io voglio soltanto, anche per non dilungare troppo, per non togliere tempo, diciamo, sia alla recitazione delle poesie, sia appunto alla performance canora di Daniela, solo poche considerazioni sul libro. Questo libro non è soltanto un altro libro di Urraro, perché poesie, insomma, Urraro ha composto diversi libri di poesie, raccolte di poesie, e questo non è un altro libro soltanto, ma è un libro completamente diverso, che io credo, non so, che sia difficile, uno che conosca la poesia di Urraro, sia difficile appunto considerare questo come il suo, tanto è diverso dalle altre raccolte. Il libro, come si evince dal titolo, Il sostanzio del cortile, è marcatamente autobiografico. Tiene una cinquantina di liriche, ciascuna delle quali rievoca un momento, uno spazio della prima infanzia, dell'adolescenza e della prima giovinezza. Infatti i ricordi si scrivono di circa 20 anni, i primi 20 anni del poeta, e a quel periodo coincidente con gli anni 40 e il secolo scorso, che risalgono le annotazioni, i ricordi,
i volti, i tempi e gli spazi descritti nel libro. Le persone richiamate alla memoria, gli oggetti menzionati, i fatti e le circostanze rievocati appartengono tutti alla sfera privata del poeta. Il padre, la madre, i parenti, gli amici sono di Raffaele, ma il ricordarli produce un effetto di identificazione. Per cui quei personaggi e quei fa personali diventano personaggi e fatti del privato di gran parte di noi, che abbiamo avuto la stessa esperienza di vita. Ciò che ad esempio un raro canta del padre o della madre, delle loro aspirazioni, dei loro sogni, dello stato di indigenza di un intero ambiente, delle difficoltà incontrate, ma anche delle poche gioie provenienti da una vita semplice e ricca di affetti, è comune a moltissimi della nostra generazione, vissuti in una realtà contadina resa anche più dura dagli eventi bellici e postbellici. Urraro spiega nella prefazione che non ha inteso fare un'operazione nostalgica e neppure esprimere un rimpianto elegiaco, ma solo raccontare un mondo che non c'è più. Indicare a chi legge il sistema di attese e speranze che animava la gente di quel tempo, che sono parole di Urraro, e far conoscere attraverso la narrazione della propria esperienza di vita condizioni, pensieri, comportamenti, speranze della gente di campagna. Chi non volesse leggere il libro come opera di poesia potrebbe trovare diletto dalla conoscenza di un sistema di vita di oltre 50 anni fa. Menzione infatti dei lavori più caratteristici di una società contadina, dei tipi di coltivazione,